Sembra che le cose vadano abbastanza bene, salvo nelle ore di punta qualche piccolo disagio, ma insomma credo che si possa proseguire con il senso unico alternato e non fare il senso unico come era preventivato in caso di eventuali code sulle rotonde. Per il resto, a parte stiamo preparando tutto quello che serve a livello di funzionamenti fondali, dopodiché vedremo un po' se riesce in tempi brevi a farsi spostare da Telecom tutti i sottoservizi che sono all'interno. Ha detto in tempi relativamente brevi, orientativamente che mese? Noi si dovrebbe entro fine luglio dare la carreggiata a nuovo. Però c'è l'incognita, ripeto, di Telecom, che le tempistiche di loro sono un po' più lunghe delle nostre, se ci seguono in virtù delle nostre aspettative e delle esigenze di lavoro.